È stata presentata la nuova stagione teatrale del Teatro della Fortuna 2024-2025. Segue una che è finita nel migliore dei modi. Katia Amati, un successo sia per quanto riguarda le presenze che gli abbonamenti. Sì, è veramente una stagione che si chiude, a parte con lo spettacolo recuperato di Lopez e Solenghi, per cui veramente abbiamo finito in bellezza, in allegria, però un 30% più di abbonamenti, 1100 abbonati, tutte le serate con grandi numeri, e veramente insomma riproporre una stagione, quella che oggi abbiamo presentato, ha avuto una difficoltà in più perché mantenere il livello e la bellezza di quella appena conclusa, insomma ci è voluto uno sforzo importante. Speriamo di esserci riusciti e di poter avere ancora tante persone a teatro che ci seguono. Quando si potranno cominciare a fare gli abbonamenti? Allora, gli abbonamenti cominciano da settembre e soprattutto i primi giorni c'è la conferma del posto, poi diamo la possibilità di un cambio posto e poi nuovi abbonamenti e poi lo sbigliettamento a ridosso proprio dello spettacolo. Un programma in cui si nota l'assenza dei classici, possiamo dire. Non c'è Pirandello, non c'è Shakespeare, non ci sono le commedie antiche, però c'è uno squarcio sull'attività moderna e contemporanea del teatro, in modo particolare di quella americana. Sì, è vero. O meglio, trattiamo come classici dei testi come Lo Zoo di Vetro o La Strana Coppia, ad esempio, in un caso divertente, in un caso più serio, che in qualche modo consideriamo classici. Sì, ci siamo divertiti quest'anno a portare situazioni, sapori e sensazioni diverse che secondo noi sono capaci, proprio nel loro saper raccontare il presente, di offrire occasioni di emozione, di riflessione importante proprio nella grande diversità, dalla comicità alla danza, dalla musica a testi appunto assolutamente contemporanei. C'è anche la danza, vero? Sì, c'è un grandissimo appuntamento di danza. Devo dire che l'occasione delle tre repliche ci consente di fare inviti importanti a compagnie internazionali, come in questo caso la compagnia del francese Hervé Cuby, Le Nuit Barbare, lo spettacolo che sarà a Fano, uno spettacolo davvero mozzafiato, si può dire, uno degli spettacoli più importanti della scena internazionale. Abbiamo voluto proprio incastonarlo in questa stagione per far capire appunto quanta emozione la danza può regalarci. Davvero. Per quanto riguarda gli attori, Beh, gli attori abbiamo insomma un bel parterre, perché appunto abbiamo seguito attori importanti, saranno con noi Silvio Orlando, Neri Marco Re, Giuliana De Sio, Giampiero Ingrassia, Gianluca Guidi, insomma tante Ettore Bassi, protagonista di Un giallo di Agatha Christie in questo caso, quindi abbiamo raccolto secondo me alcuni tra i più importanti interpreti della scena nazionale che appunto hanno scelto di raccontare in questa stagione delle storie in qualche modo anche diverse e abbastanza sorprendenti. Credo che sia una stagione all'insegna della sorpresa in qualche modo.